Eccoci all'evento di apertura ufficiale del nuovo anno scolastico. Tutti al parco per un evento dedicato alla difesa dell'ambiente. Tante associazioni, prof e ragazzi insieme al lavoro. Quando l'apicoltore si deve avvicinare alle arnie per lavorarci magari per prendere il miele e via dicendo, che questo è un affumicatore che serve un attimino per allontanarle e fare in modo che non siano aggressive verso appunto l'apicoltore stesso che va a recuperare il miele o comunque a controllare l'arnia. Certo, molto bello. Ma avete un centro? Sono del Creda. Ah, ok. Quindi dove abbiamo le arnie, proprio dietro la cascina Mulini Asciutti. Ok, perfetto. Grazie mille. Installazione. No, stai registrando? Sì. Ah, pure. Sì, perché sì, dai. Ottimale è quella di bloccare il telaio della bici e la ruota. Ok. Possibilmente la ruota anteriore, perché? E non quella posteriore. Quella posteriore è già difficile. Che ruba possa rimuoverla, insomma. Adesso io ho qui le mie chiavi, ecco perché mi avvicino. La condizione ideale è proprio telaio e ruota anteriore. Ok. Oppure quella posteriore, però insomma. E lei consiglia comunque un lucchetto di questo tipo? Questo tipo di lucchetto. Altra condizione ancora più sicura è quella di legarla invece ad un elemento fisso che può essere la rastrelliera, purtroppo anche la palificazione della segnaletica stradale che si trovano diffusamente sul marciapiedi. E poi parlava della punzonatura, giusto? Sì. Noi come associazione abbiamo collaborato con il programma del Comune di Monza di punzonare la bicicletta. Punzonare la bicicletta significa essenzialmente di applicare il proprio codice fiscale su una parte fissa della bici. Questo consente, dopo aver registrato okay. Tutto archiviato, il codice consente che in caso viene rubata i vigili e le autorità competenti possono risalire al codice. Questa punzonatura si fa dai vigili, giusto? Bisogna andare da loro? Abbiamo collaborato noi per un paio d'anni con il comune. Attualmente se ne sta occupando il comune, come, okay. In che modo, non siamo più aggiornati su questa cosa, okay. Qua. Comunque, l'inserimento sul telaio fisso della bici consente, in caso di furto, di dimostrare la proprietà e di essere facilmente rintracciabile. Il mio codice fiscale è il mio e di nessun certo. altro, insomma. Perfetto, grazie mille.